un'altra puntata. Volgiamo al termine, quante ne manco? Forse credo 4, sabato, domenica, lunedì e martedì, gli ultimi 4 giorni di carnevale. Noi siamo qui stasera con Angela Martino. Ciao. A chi stiamo facendo questa sorpresa, Angela? A mio padre. Al tuo padre. Chi è tuo padre? Raccontaci. Mio padre è un imprenditore materano noto, penso noto perché insomma ha un panificio a Matera, panificio San Giacomo. Tra l'altro uno dei sostenitori di questa iniziativa e quindi siccome giusto citarlo. Ama la tradizione, quindi ama le mattinate perché negli anni 90, forse ancora prima degli anni 90, quando Peppino Persia insomma andava in giro per le case portando questa tradizione, e lui accoglieva con grande piacere tutti coloro che insomma seguivano Peppino Persia. Lui adesso non sa che noi siamo assolutamente qua. Assolutamente no. Okay. Però diciamo chi c'è. Allora, da questa parte il cavaliere Giovanni Martinelli con l'asino del sorriso, ecco lì Mariangela, da questa parte Gabriella, Elena, Sabrina, c'è la Sabrina, dov'è? Sabrina lì dietro, ecco qui, e invece da questa parte è il gruppo degli spontanei che è Simona, Alessandro che vedo dall'altra parte, ovviamente la Ragnatela Folk, buonasera Ragnateli. Ciao, ciao, Sabrina. Buonasera. Ciao. Buonasera. Da questa parte, signori e signori, noi siamo gli Scorpioni, noi da Ragnatela siamo gli Scorpioni. No, perché non si dica. È un gruppo. Certo, hard rock. Metallaro. Interista, era un gruppo hard rock. E Salvatore, nel frattempo, da lì. Grande onore quello di Benedetto, e l'altro è il nostro buon Mimmo Sigliani. Allora, i bambini, nel frattempo, vedi Luca, Andrea, venite, Katia, la nostra amica. Cosimo, stasera c'è Cosimo Martenucci, che è timido. Quanto è bello Cosimo che fa il timido. Come stai, Cosimo? Molto bene, tu? Benissimo. Buonasera, come va Vito? Bene. Angela, la sua signora, i suoi amici hanno voluto farle questa sorpresa. Grazie. Questo è il Pepito. Ecco qui. Buonasera, quanti belli amici ci sono. Buonasera. Buonasera. Bella. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, come va? Allora, signor Vito, si aspettava questa sera? Che cosa era successo? Siamo in ritardo. Sinceramente no. Comunque, siete benvenuti. Grazie. E voi siete ben trovati anche perché la mattinata lì negli anni passati l'ha ricevuta, giusto? Sì, abbiamo avuto 5 o 6. Benissimo. Allora abbiamo gli amici della Ragnatela Folk, dell'Oasi del Sorriso, Claudio Mola con tutta una combriccola di persone che è venuta a portare allegria, gioia e soprattutto fortuna. Speriamo di buona salute. Di buona salute soprattutto, certo. Non ci passo, me la posso.
tradizione materana con il pane di Matera. Sì. Ora, quanti anni è che Vito fa il pane? Diciamo, a parte un periodo che sono stato fermo fuori dal panificio, si può dire che sono 60 anni. 60 anni? All'età di 11 anni. Mamma mia, hai tantissimi anni. Ho fatto il bambino al panificio, facevo il garzone e poi pian pianino. Vito, ti saresti mai aspettato che il pane di Matera un giorno sarebbe diventato famoso in tutto il mondo? No, questo no, mai. Cioè, io volevo esportare il pane già dall'83, poi non ho avuto i mezzi e la possibilità di farlo e ho rinunciato, però avevo quella volontà. Mi fa piacere che il pane di Matera viene nominato in tutto il mondo, perché è una cosa bella, una cosa che abbiamo creato noi a Matera, così com'è. E nel tempo, ora tu che ci hai sempre messo le mani, no? E il nostro pane, secondo te, è cambiato oppure conserva quel sapore che aveva forse quando hai iniziato, quando avevi 11 anni? Allora non è cambiato quasi niente, rimane sempre lo stesso pane di 50 anni fa, di 60 anni fa. Solo che adesso c'è una piccola aggiunta, perché i tempi corrono, allora per fare più svelto c'è una piccola aggiunta di lievito di birra per far più svelto, però il sapore è sempre quello. Benissimo, insomma il materano è sempre affezionato al proprio pane, vero? Sì, sì, moltissimo, perché noi facciamo tante specie di pane, tanti tipi di pane, però il materano prende il pane a cornetto, il pane alto. Che è quello proprio della nostra tradizione. Quello tradizionale. Va benissimo, grazie, grazie. E allora, buona serata di festa. Grazie. Buon pane anche di Matera a voi. A tutti i materani. Buon divertimento a tutti. Grazie, grazie. Signora, lei ha sposato un signore che fa il pane e quindi una vita complicata, è vero, di sacrifici, di soddisfazioni, sicuro. Quando ti fa con piacere non è niente complicato, ti fa con passione, con non è niente di male se si fa una cosa. Lei ha un ricordo legato al carnevale a Matera degli anni passati? Che cosa ricorda in particolare, se così al volo, la prima cosa che le viene in mente di un carnevale degli anni passati? È stato sempre bello quando veniva Peppino e Mazzanati. Noi facciamo tutto questo sempre, sempre il ricordo di Peppino. La prima volta sono venuti quando Angela ancora non era nata. Pensa un po'. E poi sono venuti di nuovo che aveva 3 anni. E quella volta lì Angela forse di là ha preso proprio la passione per la fisarmonica. Per la fisarmonica, perché Angela, che è il nostro gancio, sì, e ci ha aiutati a organizzare tutto questo, anche una bravissima musicista e fisarmonicista, ma poi so che sta studiando pianoforte, quindi voglio dire, ha scelto anche lei di approfondire con gli studi. Thank you.
Angela, abbiamo imbracciato una fisarmonica strepitosa, è bellissima, complimenti. Sì, questa è l'ultima mia fisarmonica. Che fisarmonica è? Ma Claudio, come l'ha guardata? Che lui, Claudio, le conosce tutte le fisarmoniche. Io vedo solo che è bella, ma poi, diciamo, in questa confusione non è che si capisce. Lui non solo l'ha guardata, l'ha anche provata. Ah, sì? E a tal proposito vorrei dire una cosa, che io mi sono innamorata di questo strumento all'età di 3 anni, grazie a lui. Quindi per me questa sera è una duplice emozione, stare qui, suonare, avere lui, perché io quando avevo soli 3 anni, lui già bambino, aveva 4, insomma, dai, sì, ne qua, 4 e mezzo, già seguiva il papà con il suo gruppo, insomma, suonava quando si teneva il carnevale nei Sassi negli anni 90, quindi io attratta da questo strumento, attratta da lui, proprio da lui, come suonava questo strumento. Da lui per come suonava lo strumento, sì, chiaramente, sì. Mi sono innamorata di questo strumento e decisi in quel giorno, insomma, che uscii, andai con i miei genitori per festeggiare il carnevale, di farmi comprare una fisarmonica a giocattolo e di iniziare lo studio della fisarmonica. Avevo solamente 3 anni. Ma pensa un po', pensa. E allora le amiche della signora, allora signora, ce le presenti tutte, io non conosco nessuna. No, chi è questa? Come si chiama questa signora? Maria Caterina, ecco, l'altra amica, io non conosco nessuna. Questa non la conosco nemmeno. Neanche una. Sono Bettina. Questa è la mia convoce. Rosa. La signora Rosa. Rosetta. Mamma mia, signora Rosetta, Allora, vi vedo già tutte all'oppo, cioè, siete proprio agguerrite, avete sfoderato le armi. Agguerrita a cucinare, visto, c'è già l'acqua. Ma neanche il tempo di finire il secondo brano, già c'è l'acqua. Già pronto tutto. E già c'è l'acqua sul fuoco. Non ho capito. Noi ce l'abbiamo sempre sul fuoco. È così deve sempre bisogna. Ah, guarda, non è che c'è solo l'acqua. Ah, guarda un po'. Ci sono delle orecchiette, mamma mia quante, vedi. Beh, insomma, voglio dire. Nel frattempo che i nostri stanno togliendo il giubbotto, hanno uno di orecchiette, guarda Giuseppe, sono due. Guarda da questa parte, c'è della carne, si vede la fogliolina dall'oro, la intravedo là. Il buon Giuseppe Petragallo è sempre prontissimo con il suo occhio, che diventa anche la vostra possibilità di vedere quello che accade. Ah, un pentolone di sugo enorme, cioè, allora è vero che qua andremo via... perché è vero che Vito non sapeva niente, però la Angela aveva organizzato tutto con la sua mamma, che poi ha provveduto a chiamare le amiche, insomma, speriamo che, come dire, che siate contenti di questa serata e divertiamoci insieme adesso. A noi ha fatto sempre piacere quando sono venute le mattinate, sempre. Benissimo.
vieni da una tradizione di famiglia piuttosto importante, ti saresti mai aspettato, ho chiesto a tuo padre la stessa cosa e mi piacerebbe sentirlo anche da te, che il pane di Matera un giorno sarebbe diventato famoso in tutto il mondo, che sarebbe potuto diventare come un elemento esportabile di questa terra? Aspettato proprio no, però ero convinto della genuinità e della tradizione e della cura che diciamo i fornai, diciamo così, ci mettono nel fare questo prodotto, voglio dire. Quando c'è amore, ovviamente il successo è garantito. No, poi tra l'altro voglio dire veramente l'attenzione riservata al prodotto. Io ti posso dire un aneddoto, voglio dire, quando ero piccolo, proprio un bambino, e volevo fare il pane, pur essendo il figlio del proprietario del panificio, se sbagliavo a fare il pane mio padre mi diceva prendi la scopa e scopa a terra, cioè, non mi diceva fallo lo stesso, voglio dire, cioè, se lo devi fare lo devi fare bene, voglio dire, cioè, per imparare a fare quel mestiere ce n'è voluto di tempo, voglio dire. E all'inizio ero duro nei confronti di mio padre, magari dicevo però io sono tuo figlio, voglio dire, cioè, nella mia testa. Però poi l'insegnamento... Meriterei un occhio di riguardo. Invece era severo. Perché questo. Probabilmente ci teneva che tu imparassi a panificare così come da tradizione. E oggi lo ringrazio per questo. Quando sentite i forestieri parlare del nostro pane, loro fondamentalmente che dicono? Come lo descrivono? Più che un pane, qualcuno ci dice sembra un panettone, diciamo. Cioè, proprio un vero e proprio dolce, più che un prodotto, anche perché voglio dire, il fatto della conservabilità, di poterlo mangiare per diversi giorni, il fatto che il gusto sia così intenso anche per l'utilizzo della farina di grano duro, della semola rimacinata di grano duro, certo. Tutto questo ci fa orgoglio, voglio dire. Senti, tu hai un sogno, una cosa che tu vedi... Una cosa che tu vedi in prospettiva rispetto a questa attività, come la immagini di qui? Ecco, quando tu avrai l'età del tuo papà e lui vuole stare col papà, si lamenta ma vuole stare col papà, è vero? Avrai l'età del papà tuo, come immagini che sarà l'evoluzione del vostro lavoro? Spero che questa tradizione diciamo non si fermi, anche se vedo diciamo sempre più difficile il mondo di oggi portato per esempio al lavoro di notturno, al lavoro di fatica, però mi auguro che, voglio dire, che questa tradizione non si fermi, vada avanti, e che, perché sono convinto di una cosa, voglio dire, per fare il prodotto che facciamo noi ci vuole l'artigianalità, cioè non si può fare in maniera industriale come qualcuno, sì, perché il pane industriale è un altro prodotto, no? Come qualcuno ci vuole far credere, non si avvicina neanche lontanamente a quello che noi conosciamo. Esatto, e mi auguro che questo, che ne so, magari con la possibilità di fare delle vere e proprie scuole, come è stata scoperta, diciamo riscoperta la scuola della cartapesta, possa essere riscoperta la scuola della panificazione del pane, per portare avanti queste tradizioni. E noi ti auguriamo che questo tuo desiderio possa avverarsi. Questo è il mio augurio proprio a tutte le persone, perché voglio dire, i prodotti così naturali, così genuini, non si debbano perdere, ecco, questo è il... Cioè. Grazie Cosimo. Grazie a voi. C'è ancora un po' di musica, mamma e papà ballano intanto, c'è un bel tango. Grazie per la bella sorpresa. Grazie a voi per averci ospitati. Para narco.
a scafana, a domma piace a me. Lascia mamma te vieni con me. Uè, 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 lascia mamma te vieni con me. Lascia mamma te vieni con me. Siamo giunti al momento dei brindisi. Allora, dov'è Claudio? Dov'è Claudio? Claudio! Claudio! Claudio. Adesso arriva subito. Iniziamo con quello in italiano. E allora siamo stati qui questa sera e abbiamo mangiato tanto. Dall'antipasto al primo, al secondo, al dolce. E abbiamo bevuto altrettanto, abbiamo bevuto sicuramente tanto vino che è andato giù come fosse aria. Io volevo fare un brindisi alla signora Tina, a Vito, a Cosimo, a Angela e a Rosaria. Auguri a tutti! Questa sera è una serata da un grande, per fare un grande rito. Brindisi faccio all'amico Vito. Ecco qua! Con amore e passione, con la farina hanno fatto la tradizione. Ci hanno messo la faccia ad ogni gusto di ogni focaccia. E adesso, alzando tutti quanti il calice del vino, faccio un brindisi alla famiglia Martino. Bravo! 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 Secondo me che siamo tornati? La potremmo continuare fino a creare. Brinzi fazzi, alla mia mano. Guardate questo vino quando è bello e fino. Questo viene anche dal Giappone. Brinzi fazzi a tutta la conversazione. Grazie per l'ospitalità. Grazie di tutto, grazie. È stato un grande in bocca al lupo per grazie le vostre attività. Grazie a voi della compagnia e ci avete fatto contenti a tutti. Grazie, se siete stati contenti noi ancora di più di avervi fatti felici. Un grande grazie a tutti gli amici che hanno partecipato, grazie alle signore che erano dietro in trincea. È già pronto. E allora andiamo via con la nostra sigla finale che è quella che ci portiamo da Peppino Parzia. Io vorrei ringraziare tutti i nostri sponsor. Sicuramente il primo ce l'abbiamo qui, il panificio Partino, poi abbiamo Super M, i supermercati Lopergolo, grazie di cuore, Loperfito Project, poi abbiamo adesso, il Guinness Pub di Matera e poi aspetta che li guardo perché non voglio trascurare nessuno. L'Isurici, la tabaccheria L'Isurici e basta, insomma ci siete tutti, grazie a tutti per il sostegno che date a questo momento di tradizione della nostra città di Matera. Andiamo via così, grazie.